Bene, adesso, come promesso all'inizio, vi presento il nostro inviato di Milano, Abele Malpiedi. Pronto? Pronto, ciao Nicla. Ben trovato su Radio R, Abele. Grazie, grazie. Allora, io ho anticipato che tu appunto parlerai di Kandinsky e mi sono un po' portata avanti col lavoro. Sì, stavo ascoltando, infatti. Ho fatto un po' di biografia, non avendo un altro ospite da intervistare, ho detto va bene, parlerò di Kandinsky e soprattutto anche della sua consorte. Quindi insomma ho aperto un po' qualche spunto di riflessione e senti, tu parlerai della mostra che hai visto su a Milano, vero? Sì, della mostra, esatto. Sì, l'ho appena vista proprio la settimana scorsa e si concluderà tra un mese a Palazzo Reale e vorrei fare un po' un quadro storico per raccontare tutte le varie tappe fondamentali per l'evoluzione della carriera artistica di Kandinsky, citando anche i quadri più importanti all'interno della mostra. Sì. Sono anche pieno di citazioni perché chi meglio di lui può raccontare, no, la concezione che sta dietro i suoi lavori, al momento che era anche un teorico dell'arte. Sì, esatto. Mm. Infatti per lui l'arte era una ricerca spirituale, no? In cui le leggi della pittura erano anche le leggi della natura, in cui l'uomo poteva riconoscersi. E quindi era una ricerca spirituale. Nel periodo russo ci sono due avvenimenti molto importanti per lui, che porterà sempre nella sua vita d'artista. E uno nel 1895 è Covone, un quadro di Monet, un quadro impressionista, sì, in cui al centro del quadro c'è un pagliaio. Però questo pagliaio è sfumato, le linee di demarcazione non sono nette perché c'è una luce irradiante, no? E Kandinsky, pur vedendo questo pagliaio, allo stesso tempo non lo vedeva, non lo riconosceva come tale, e quindi già aveva fatto un processo di astrazione mentale, perché dal latino astrazione vuol dire separare con la mente. Sì. E citando proprio alcune sue parole, ti leggo. Sì, sì, prego. Per la prima volta mi trovavo di fronte ad un dipinto rappresentante un pagliaio, come diceva il catalogo, ma che io non riconoscevo come tale. Questa incomprensione mi turbava, mi indispettiva. Trovavo che il pittore non aveva il diritto di dipingere in modo così impreciso. Sentivo sordamente che in quell'opera mancava l'oggetto, ma con stupore e sgomento constatavo che non solo mi sorprendeva, ma si imprimeva nella mia memoria e si ritrasformava davanti agli occhi con i minimi particolari. Quindi questo qui è un punto fondamentale per Kandinsky, come anche le composizioni di Richard Wagner, sì, con cui lui ebbe una visione, sempre in quel periodo, una visione del tramonto sui tetti di Mosca, in cui lui vide l'intera gamma cromatica dei colori. Ah. Un altro compositore molto importante che lo accompagnerà nella sua carriera artistica è Arnold Schoenberg. Schoenberg, esatto. Yes. Sì. E le sue composizioni erano esattamente ciò che lui tentava di esprimere in forma pittorica. Riguardo a Schoenberg, io l'ho proprio ascoltato e sì, visto, diciamo, nei suoi quadri, nei suoi quadri durante il periodo bellico, durante il periodo della Prima Guerra Mondiale, in cui è costretto a tornare in Russia. Sono una serie di quadri, di capolavori senza titolo, in cui lui aveva messo da parte la pittura ma si stava concentrando, oltre che insegnare a essere sì, capo di alcuni musei, si stava concentrando in questi disegni con inchiostro di china su foglio bianco. Sono delle linee apparentemente caotiche in cui ci sono alcuni accenni di infrastrutture urbane, ma molto astratte. Comunque, anche se questo piano bidimensionale, con questa tra virgolette caoticità, sì, comunque si riesce a percepire un senso di profondità e di prospettiva. Appunto, citando Schoenberg, che lo collego anche a dei film muti, io davanti a quei lavori stavo vedendo proprio un film sì, con il mio immaginario, sì, con la mia iconografia. E qui c'è un concetto molto importante di Kandinsky, ossia che lui faceva un'arte verso l'individualismo. Questo individualismo poi sarà molto criticato da parte
del nuovo direttore della Bauhaus, che aveva un'ideologia marxista, ossia il successore di Gropius. E riguardo all'individualismo, Kandinsky vuole studiare appunto i processi che hanno portato l'artista a scegliere determinate forme, e l'arte agisce in base alle diverse sensibilità dei soggetti coinvolti. Quindi questo individualismo si trovava in netta contrapposizione con l'ideologia marxista. Esatto. Riguardo all'ambiente musicale, a quanto il suono fosse importante per Kandinsky, e cercava di trasmetterlo attraverso le sue forme e i suoi colori, troveremo più avanti un'opera dedicata alla sua futura moglie Nina, in cui lui l'ascolta per la prima volta al telefono, rimane folgorato dalla bellezza della sua voce, tanto che ripete più volte di volerla vedere. Sì. E gli dedica a una voce sconosciuta, un quadro dedicato a sua moglie. Poi ci sono nel periodo di Monaco, nel suo periodo accademico. Diciamo che queste qui sono state le cause principali. Poi c'è il periodo accademico, sì, sotto l'insegnamento di Anto Hartberg, sì, che era un insegnante molto, molto accademico, appunto, che Kandinsky odiava, e quindi si assentava per intere giornate a dipingere paesaggi e scorci dell'ambiente circostante. E qui c'è un'intera sezione dedicata nel museo, dedicata agli studi ad olio, che sono molto innovativi, con delle pennellate pastose su un cartoncino colorato. Ci sono diversi quadri senza titolo, ma anche Monaco davanti la città o paesaggio estivo. E riguardo a questo periodo, sullo spirituale nell'arte, Kandinsky dice: gli oggetti non naturali acquistano un significato letterario e danno alla composizione l'atmosfera di una fiaba. In effetti quei quadri con questi colori molto sgargianti raccontavano proprio delle fiabe, erano molto, molto toccanti. Però Kandinsky, riguardo a queste tele, lui non è ancora soddisfatto, e dice che è uno sterile sforzo per cogliere il volto della natura. Perché ancora qui siamo a una pittura ancora al troppo legata. Troppo legata ancora alla natura. Mentre lui voleva allontanarsi da questo mondo oggettivo, e ci arriverà attraverso il suo primo acquarello astratto, anche lui un senza titolo. C'era la mostra, il primo acquarello astratto? Sì. È proprio con questo che incomincia a allontanarsi dalla natura e dal mondo oggettivo. Che mi sembra l'abbia creato nel 1912, se non sbaglio. Non mi ricordo, sì, comunque dovrebbe essere periodo. È già passato 100 anni, pensa, da quella volta, di più, siamo nel 2014. Scusa se ti ho interrotto. No, fai bene. E quindi questo qui, con questo entriamo nella non figurazione, però si spinge più avanti fino a un geometrismo più puro, in cui c'è la perdita della prospettiva, ma anzi vuole cercare di dare questa profondità attraverso le forme e i colori. Esatto. E qui entriamo nel periodo della Bauhaus, esatto, dove nascono dipinti come macchia rossa 2 o giallo, rosso e blu. E quindi riguardo a questa geometria viva, diciamo questa geometria pura, qui ti leggo una citazione di Kandinsky che secondo me è proprio rappresentativa, no? Sì. Quando lo spettatore si rende conto che ciò che sta guardando non è un oggetto rappresentato attraverso una linea, ma la linea stessa, ecco che si giunge finalmente alla pura astrazione. Eccolo. Lui aveva un'avversione anche verso il righello e la squadra, perché giudica il geometrismo come una generalizzazione prodotta dal pensiero astratto. E qui ti leggo un altro pezzo. Sì. Il rumore del righello che cade ci parla a voce alta della rivoluzione totale. Funziona da segnale per noi e ci invita a entrare nel secondo mondo, il mondo della grafica libera. Eccolo là, cioè, il rumore del righello. Sì, cioè, molto, sentiva, molto poetico, diciamo. Sì, sentiva la voce addirittura del righello. Sì. All'interno di questo Bauhaus lui insegna teoria della forma e laboratorio di pittura murale.
e scrive anche, conclude il punto e linea sulla superficie. Ah, punto e linea superficie, certo, perché io prima ho ricordato lo spirituale nell'arte, ma lui è stato anche un grande teorico di un altro appunto libro che ha scritto lui, l'autore, sì, di punto e linea superficie, che è un cult proprio per, sì, esatto, per chi opera nel settore. C'è proprio lo studio sulla forma e delle riflessioni sul colore. Sì. Ad esempio, parlando di colori, diceva che il rosso è un colore vivace come il giallo, però il giallo è più eccitante. Il rosso ridà una tuba, mentre il giallo ridà una tromba. Poi c'è il blu chiaro che ha un flauto e il blu scuro invece ha un organo. E rispetto a quello chiaro è un colore più contemplativo e più meditativo. Il nero invece ha una mancanza di luce, ha un silenzio di morte, è un punto alla fine di una canzone. Il bianco invece è la somma di tutti tutti i colori dell'iride, è una pausa meditativa e a differenza del nero è un silenzio di nascita, mentre il verde è quiete, è violino. Bellissimo. Bellissimo. E lui aveva un metodo di insegnamento molto originale, introduceva appunto le sue riflessioni e faceva dei test agli studenti per associare i colori alle forme. Ad esempio, esponeva queste tipiche domande: come vedi un triangolo? A cosa associeresti il canto di un canarino? A un triangolo o a un quadrato? Fantastico! L'avrei voluto anch'io un professore così. Sarebbe stato molto stimolante. Sì! E questi test portavano le stesse conclusioni che Kandinsky aveva già appurato. Ad esempio, gli studenti dissero che il giallo era associato alla forma triangolare, il rosso al quadrato e il blu al cerchio. Ale, ecco. Vedi però che percezione. Sì, nei suoi lavori proprio si percepisce questo studio, queste riflessioni, soprattutto in Giallo, Rosso e Blu del 1925. In cui compaiono i cerchi, che era una forma geometrica molto amata da Kandinsky. Sì. Per 5 motivi fondamentali. Pronta? Te li leggo. Cioè, sì, sì. 5. 1. 1. È la forma più modesta, ma si impone incondizionatamente. 2. È una variabile precisa, ma inesauribile. 3. È contemporaneamente instabile e stabile. 4. È contemporaneamente sonoro e morbido. 5. È l'unica tensione che ne contiene innumerevoli altre. Ma io preferisco la 4. Tra tutte la 4 mi piace. Sì, anche perché il 4 è uno dei miei numeri preferiti. Ah, è sì. Pure bella la frase. Sì, sì, frase bellissima. E poi riguardo invece al lavoratore. Vedi, abbiamo dato la motivazione di quello che io dicevo prima, no? Che questi suoi quadri con delle geometrie precise rispecchiavano il periodo in cui lui insegnava la Bauhaus. Ecco che viene fuori il motivo, anche la motivazione di questa ricerca. C'erano di mezzo proprio la didattica. Sì, tutto si intreccia. Eh sì. Mentre riguardo al laboratorio di pittura murale, realizza dei pannelli. Lui è stato sempre affascinato dal folklore russo, esatto, in particolare dalle case contadine, dalle chiese, in cui lui diceva che si immergeva proprio in quest'arte monumentale. Voleva ricreare questa sorta di arte decorativa in cui sentirsi inglobati. E quindi fa una serie di pannelli, che è presente anche alla mostra, il pannello per la Jury Fair e un altro per i pannelli per la casa Campbell, che è che era il fondatore della casa automobilistica della Chevrolet. Ah. Lui lascia copiare i suoi disegni a degli studenti su delle tele enormi che lo utilizzerà come pannelli. Poi, quindi sono eseguiti dagli studenti? Sì, sono eseguiti dagli studenti. Sotto il suo disegno, esatto. Un aneddoto simpatico in questo periodo del Bauhaus, che Kandinsky, sua moglie e Paul Klee e sua moglie vanno a abitare nelle case bifamiliari che la Bauhaus mette a disposizione ai docenti. Qui comincerà a decorare tutta la sua casa, a dipingere i muri sotto appunto i suoi studi, e in più comprerà una poltrona di Marcel Breuer, che nella seconda produzione assegnerà alla poltrona il nome proprio Vassilli. Ecco. Quindi
nasce proprio dal il nome dal da questo in questo contesto. Poi c'è la Bauhaus, viene chiusa per, sì, con l'avvento di Hitler. Purtroppo, sì. E c'è la Gestapo che in particolare vuole richiede espressamente di rimuovere il corso di Kandinsky e tutti i corsi tenuti dagli ebrei. Quindi Kandinsky è stato un po' perseguitato sempre dalle critiche. Poi prima mi sono dimenticato che nel periodo di Monaco, in una mostra, sotto i suoi lavori, qualcuno aveva scritto pazzo ad ogni costo, quindi aveva sempre avuto nei suoi periodi delle frecciatine un po' a destra e a sinistra. E gli unici a apprezzarlo veramente, no gli unici, però la fetta di mercato, tra virgolette, più ampia era l'America, tanto che viene offerto di andare a New York, però lui rifiuta per rimanere a Parigi, dove qua invece prende più un va verso più al forme più organiche, al biomorfismo, sì. E c'è un esempio di Blu Cielo del 40 o Insieme Multicolore del 38. E dice che queste forme organiche non nascono da una ripresa di modelli anatomici offerti alla natura, ma da un lavoro di aggregazione di forme capaci di suscitare impressioni organiche. E infine Nina, la moglie, dirà che Insieme Multicolore era un quadro che è stato dedicato a lei e fu uno dei più in cui dedicò più tempo, diciamo. Sì, questo. Bene, senti, a te ti è piaciuta come mostra, come si è sviluppata? Sì, sì, molto. 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 Devo dire che c'erano diversi gruppi di persone che andavano a vederlo, quindi le sale erano molto occupate, quindi è stata molto attesa, però ho potuto prendere anche un po' le nozioni dalla guida mentre folavo nei gruppi, quindi vedo, infatti, preciso, no, ci piace questa cosa. Sì, senti, adesso ti faccio una domanda che non c'entra niente con Kandinsky, perché già di Kandinsky abbiamo parlato, la mostra sei stato veramente esaustivo, ma siccome io martedì prossimo probabilmente non ci sarò a bere, ma sì, sai cosa ci sarà a Milano? Non so se hai saputo che al PAC, proprio il 25 marzo, quindi martedì prossimo, ci sarà l'inaugurazione di una mostra di Regina José Galindo, che è un'artista della Guatemala, e una performer che io adoro, cioè io l'adoro, e tu sei lì a Milano, non è che per caso quel giorno potresti andare a vedere magari cosa succede all'inaugurazione, che magari ci sarà anche lei, perché cioè al PAC insomma non credo che ci sia una sua visione virtuale, ci sarà probabilmente anche Regina José Galindo fisicamente, ti va di andare? Va bene, adesso dico sì, penso che non ci saranno inconvenienti, quindi bene, so, sì, con piacere. È proprio, guarda, in contemporanea, io non sono in radio, forse non sarò in radio al 99,9%, e proprio a Milano aprirà al PAC questa mostra straordinaria che io vorrei venire a vedere, ma purtroppo sono inchiodata qui a Recanati e penso di non poter salire. Quindi, se tu hai tempo di andare all'inaugurazione, sarebbe proprio speciale che così almeno dopo, quando ritorniamo, ci racconterai anche l'evento, quello che succede, insomma, in un'inaugurazione di una mostra così importante, e poi insomma ci potrai descrivere la mostra, ecco, cosa ci sarà al PAC con Regina José Galindo. Va bene, volentieri. Ecco, se puoi, se no ci vai lo stesso un altro giorno, bene. Comunque questa cosa sa da fa. Ecco, ti chiedo per favore, se vai al posto mio, sarai i miei occhi, ecco, di quello che succederà quel giorno, o appunto in un altro, se non puoi andare ovviamente in un altro, però insomma, ecco, come hai detto tu, questa cosa sa da fa, e quindi aspetto la prossima volta, quando ci sentiremo, di questo evento. Senti, adesso ci vuoi leggere qualcosa di tuo? Sì, che ci volevo piace? Leggerti proprio in ambito dell'astrattismo un pezzo che scrissi per un lavoro concettuale che ho esposto anche alla Biennale dell'Umorismo dell'Arte, arte concettuale, in cui ci sono quattro elementi, tutti complementari tra loro, ma che possono essere letti e fruiti anche
singolarmente. Mm-hmm. Praticamente questo lavoro è la concretizzazione di un pensiero, quindi parto da una mappa concettuale, che sono due pannelli circolari in cui ci sono immagini e nomi, e il fruitore può ruotare per fare le sue associazioni. Da questo nasce un concetto che ti leggerò, sì. E poi c'è un monologo che ho registrato in forma audio, e alla fine ci sono, agli estremi, ci sono due specchi diametralmente opposti che ripetono all'infinito questo ciclo, sia organizzazione delle idee, concetto, riflessione, bla 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 bla. Bello. Te lo ricordi, Nicola? Sì, me lo ricordo, sì, l'avevamo anche spiegato, mi sembra. Io sì, perché avevo spiegato tutta la tua mostra. Sì, sì, me lo ricordo. Mi sembra anche che avevo registrato qualcosa col telefonino. Sì, poi non ho avuto tempo di mandarlo, insomma, di convertirlo in MP3. Quindi adesso ci sei tu e puoi dirci tu di questa cosa. Prego. Sì, ti leggo astrazione. Disegnando un mare, la maestra mi disse che la giusta rappresentazione era porlo verso l'alto del foglio e la spiaggia sulla restante metà. Con il passato blu a mezz'aria esitai a continuare. Fu una delle cause prime che scaturirono in valore. Più avanti lessi dei movimenti antiaccademici e la passione per il rinnovamento e dei disagi sociali e le guerre scaturite da una chiusura mentale. La libertà di espressione è tanto varia quanto varia la bellezza. Quell'esitazione stetta alla base dell'astrazione che consentì l'evoluzione umana. Benissimo. Senti, sì. Altra lettura? Sì, sempre di questo qui era il concetto, sì. No? Che praticamente ho estrapolato, un mio concetto che ho estrapolato da questa mappa concettuale. E poi c'è il monologo, che te lo leggo. Vado. Sì, vai. Il ricordo mi affascina. Quel raffiorare distanti in determinate situazioni mi fa pensare ad una morale innata. Cos'è che determina l'archiviazione dei dati e perché proprio quelle emozioni, quelle immagini, quelle parole e quei dettagli? Mi domando se ci sia uno scopo. Portiamo a spasso negli anni quegli istanti per analizzarli sempre sotto nuovi punti di vista, per poi trarne dei valori. Inconsciamente inseguiamo le piccole cose. Mi affascina questo complesso immateriale perché mi fa sentire libero, là dove non ci sono confini. Percepisco la vastità di cui faccio parte e ne prendo coscienza. E pensare che la maggior parte delle paure nasce dall'incapacità di concretizzare l'ignoto. Ma se non ci fosse questo sipario di incertezze, lo spettacolo non avrebbe luogo. E se tutte le teorie e le credenze che ci rendono unici svanissero? La disoccupazione salirebbe alle stelle, forse è meglio restare con qualche incognita. Che divertimento sarebbe leggere un libro conoscendo il finale? E l'attesa per un esame, la sorpresa davanti a un regalo, la gioia di un incontro. Saremo morti dentro. A conti fatti, tutto ciò che consideriamo negativo è il motore che ci spinge ad andare avanti. È l'adrenalina che ci fa evolvere. Niente di più bello che soffrire per essere felici. Gli alti e i bassi, come l'ombra senza la luce, non esisterebbero. E i contrari e gli opposti che si attraggono mi suonano come un vecchio proverbio che dà continuità all'umanità. Ma guarda, questa è bellissima, il soffrire per essere felici, Abele. Sì, che poi nell'interpretazione per la registrazione dell'audio mi ha aiutato anche un po' mia zia, Marta Ricci, no? Che lei fa teatro, ricordiamolo, sì, infatti. Mi ha fatto fare un po' di esercizi per cercare di interpretarlo al meglio. Bene, benissimo, sì. Benissimo. No, questo è stupendo, questo monologo, molto intenso. Il soffrire per essere felici, i contrari, bravo. Senti,
Abele, noi adesso ci salutiamo. Io ti ringrazio come sempre per essere così disponibile. Spero che tu ti diverta comunque a farvi da inviato. Io vado veramente, stavo pensando, io ho bisogno delle scadenze perché le utilizzo come stimolo per poter interessarmi, acculturarmi, eccetera. Quindi ti ringrazio io veramente. E adesso ti ho dato questo compitino di andare al PAC il 25 marzo oppure anche successivamente fino a quando ci sarà la mostra di Regina José Galindo, che appunto vorrei sapere tutto su quello che espone, quello che sta facendo e i lavori che sono che saranno esposti al PAC di Milano. Quindi io, Abele, ti ringrazio per così farmi felice in qualche modo, anche perché mi dai notizie, perché io non posso muovermi, e quindi ci sentiamo, noi per telefono ci metteremo d'accordo e ci sentiamo il martedì dopo il 25 marzo. Perfetto, grazie. Grazie, presto. Carissimo, grazie mille. Ciao. Ciao. Ciao.